In moltissimi nel corso del tempo mi avete chiesto un parere riguardante chiaramente l'intro di Attack on Titan, cioè durante la prima puntata, e questo mi fa capire alcune cose effettivamente, vuol dire che molti di voi sono attenti ai dettagli e grazie comunque al fatto che considerate la mia opinione un'opinione abbastanza, diciamo, argomentata bene, nel senso un'opinione decente, io di questo vi ringrazio ulteriormente. Tuttavia, ragazzi, di cosa sto parlando? Per quelli che magari non hanno capito di il soggetto, insomma, in questione, se voi vi andate a ripescare la puntata numero 1 di Attack on Titan, quella chiaramente dove si fa tutta quella spiegazione in generale, eccetera, si vede Eren chiaramente che si sveglia piangendo con dei ricordi precedentemente avvenuti o comunque anche successivamente, ciò vuol dire che si vede Eren quando almeno c'è un sogno, in realtà un sogno di premonizione, dove c'è proprio la madre di Eren, cioè Carla Jaeger, che viene mangiata dal titano sorridente, nonostante quel ricordo lì appunto non esista neanche ancora, perché è una, diciamo, una cosa che accadrà più avanti, chiaramente durante la riconquista del distretto di Shiganshina, da lì a poche ore dall'avvenimento in cui Eren era sotto l'albero che piangeva. Beh, allora, chiaramente la mia opinione in merito è che l'abbiamo visto un esempio simile anche durante chiaramente gli eventi, mi pare intorno al 80° capitolo più o meno del manga, dove praticamente si fa chiaramente luce sull'origine dei titani e sul come mai, cosa vuol dire andare in paradiso per quelli di Mail, no? Ciò vuol dire che prendono gli eldiani ribelli a Mail, li portano a Paradise Island, gli iniettano insomma il midollo spinale di titano e diventano appunto dei titani. Quindi chiaramente in quel frangente lì si vede per la prima volta Eren Kruger, cioè il gufo, e in quel frangente, se vi ricordate, lui ha una sorta di visione anche lui del futuro e dice appunto a Grisha Jaeger, tipo fa un riferimento ad Armin, a Mikasa e appunto ad Eren, nel senso un'altra persona. Lì per lì chiaramente Grisha non capisce, proprio perché appunto Eren doveva ancora nascere, Armin doveva ancora nascere, Mikasa dovevano ancora nascere, però appunto Eren Kruger questo l'aveva già visto. Cosa vuol dire? Vuol dire che in quel frangente lì il titano d'assalto ha mandato delle visioni del futuro al possessore di quel titano lì. Nel caso però di Eren la cosa è un pochino diversa, Eren Jaeger mi riferisco, perché lui lì non era neanche ancora il titano d'assalto, perché noi sappiamo che praticamente Eren diventa il titano d'assalto dopo gli eventi della battaglia, insomma della prima battaglia del distretto di Shiganshina, quando lo si perde chiaramente, quando tutti i rifugiati vanno al secondo ciclo di Mura, cerchio di Mura, scusatemi. Lì appunto Grisha gli spiega tante cose e lo fa diventare tra virgolette il titano d'assalto. Quindi lui sotto l'albero non poteva chiaramente essere il titano d'assalto, perché lì lo era ancora suo padre. Detto questo, però, c'è una piccola parte, diciamo, spiritica, quindi non spiegabile con la scienza, che paranormale si potrebbe dire, che influenza tutti i possessori del titano d'assalto o di uno degli shifter anche dal punto di vista futuro, nonostante essi non lo siano. Quindi questo fa anche supporre che chiaramente ci sia una linea di destino, capite un po' cosa mi intendo? Perché Eren ha avuto quelle visioni lì, probabilmente legate al suo futuro, al suo destino, che sarebbe quello appunto di diventare il titano d'assalto. Una cosa simile avrebbe potuto avere anche Armin, secondo me, anche se per ora non abbiamo avuto nessuna conferma di ciò. Tuttavia, io credo, tornando proprio in soldoni al discorso effettivo, che Eren abbia avuto questa visione solamente perché lui sarebbe diventato in un futuro prossimo il titano d'assalto. Quindi c'è una componente di destino, una componente paranormale, diciamo, in Attack on Titan, nonostante ci sia anche una forte componente di scienza spiegata chiaramente con dei processi scientifici. E questo mi piace, perché comunque c'è sempre stata questa divisione tra quello che può spiegare la scienza e quello che effettivamente non può spiegare la scienza. In questo caso qua non vedo altre spiegazioni, deve esserci comunque qualcosa di paranormale, perché se voi prendete questi due esempi,
che sono chiaramente collegati, visto e qual è l'anello di congiunzione, la trasformazione del titano d'assalto. L'unica cosa che appunto fa scaturire questo mio ragionamento è proprio che il titano d'assalto e, ingigantendo un po' il ragionamento, tutti i 9 shifter hanno questa possibilità di unire chiaramente i possessori e far sì che il loro destino poi dopo possa essere visualizzato anche da persone che ancora non sono quel titano stesso lì. È un po' un ragionamento complicato, comunque spero che sia, diciamo, passato bene e che l'abbia spiegato nel migliore dei modi possibile. Nel caso aveste comunque dei dubbi, ci sono i commenti, mi raccomando, lì che comunque chiariremo tutto quanto, non c'è nessun problema in merito. Comunque ragazzi, questa era la mia spiegazione in base chiaramente a quello che ho visto e a quello che ho pensato. Se avete comunque qualcosa anche voi da dirmi, chiaramente non fatevi problemi, lo sapete che qui appunto io tendo sempre a dare spazio anche a voi. Chiaramente il video lo concludo qua, spero che vi sia piaciuto, vi ricordo un like e un'iscrizione, un like che aiuta tantissimo il canale, questo voi non potete neanche immaginarvelo. Comunque da qui a Bogolo è tutto e noi ci rivediamo in un prossimo video. Spero di avervi chiarito comunque il mio punto di vista. Ciao a tutti, bolidi.